La scorsa stagione di Teen Mom. Pensate ancora al 3 ottobre per il matrimonio? Sì, hai lasciato tutti i corsi perché sei pigra. Non avrei mai pensato di perdere la verginità con qualcuno che mi tratta così. Non vedi che mi uccidi? A te non va mai bene niente, Messi, cavolo. È finita. Abbiamo dato in adozione nostra figlia. Ce la faranno vedere in futuro. Non lo sai finché non succederà. Guarda la bambina che ho dato via. Non la vorrei qui con te perché sei un pezzo di merda. Sono felice di avere te. Volevo sapere se c'era qualche gruppo di sostegno. Sì, stiamo organizzando un ritiro. Penso che siate cresciuti tantissimo. Stiamo imparando a lasciar scorrere le cose. Volevo chiederti di sposarmi. Oh, tesoro, certo che voglio sposarti. Stai rimandando il tuo diploma. Mi sembra di cercare solo delle scuse. Pensi di essere depressa? A volte non vorrei nemmeno alzarmi. Posso prescriverti qualcosa? Tu non parli così a mio padre, mi hai sentito? Non voglio pulire i tuoi casini. Non vuoi fare niente per me, perché sei egoista. Con te è finita. Rivoglio la mia famiglia. Le cose devono cambiare. Guardandomi, penseresti che ho una figlia? No, sei splendida. E questo dove l'hai rimorchiato? Sii responsabile. Sono una madre e anche un adolescente. Non sono una madre orribile, Sto ancora imparando cosa è meglio per me e Sofia e apprezzo il vostro aiuto. Non penso che ci separeremo mai del tutto. Probabilmente no. Servizio emergenze. Devo parlare con un agente o qualcuno. Ok, che è successo? Mia madre mi ha colpito al viso e ha gettato una maglia addosso a mia figlia. Serve un'ambulanza? No. Ok, le mando subito qualcuno. Ok, grazie. Sono Farah. 4 giorni fa io e mia madre abbiamo avuto la nostra lite peggiore. E lei è stata arrestata. Ora è uscita di prigione e sta da mia nonna. Prima di tutto questo le cose non erano semplici. Sono rimasta incinta al liceo e mia figlia Sofia sta crescendo senza un padre. Così mi sono appoggiata ai miei genitori per finire la scuola di cucina. Il rapporto con mia madre è molto difficile. Adesso basta! Ma oggi sta per diventare ancora più complicato, perché mamma tornerà a casa. Devo incontrare il procuratore perché lo Stato ha intenzione di farle causa. Quali sono le accuse che dovrà affrontare? Al momento, tua madre è accusata di violenza domestica e lesioni personali. Perché non mi racconti cosa è successo esattamente? Va bene. Mia madre mi ha lanciato una maglia, ma ha colpito Sofia, che si è svegliata. Mi sono arrabbiata e le ho detto di non tirare roba a mia figlia e dopo lei mi ha colpita. Questa è una foto delle tue lesioni. Ti ha rotto il labbro? Sì, mi ha colpito alla guancia e poi al labbro. Non è la prima volta che ti picchia? No. Ok. Questi sono i coltelli che tua madre aveva in mano all'arrivo della polizia. Credo che avesse 2 coltelli da cucina, non me ne ero accorta. Il poliziotto sì. L'ho fatto entrare e hanno cercato di bloccare mia madre e toglierle i coltelli. Perché non li ha posati quando la polizia le ha chiesto più volte di farlo? Non lo so, ma ci è voluto tanto. Tua madre aveva il mirino puntato al petto. L'agente le ha detto che se si fosse mossa ancora le avrebbe sparato. Non pensavo che sarebbe andata così, ma è stato davvero... Senti, ha mai avuto problemi mentali? Non che io sappia, ma sicuramente è molto stressata. Non voglio distruggere la vita di tua madre. Nemmeno io e... Ok, nemmeno tu. Sì. Vogliamo che chieda aiuto. Le offriremo la possibilità di non andare in prigione. Può accettare o andare in prigione. Per quanto riguarda la sistemazione, abbiamo spiccato un ordine di restrizione che però è stato ritirato. L'ho ritirato contro mia madre. Sì, l'hai ritirato. Così potete parlarvi e potete incontrarvi, ma non potete vivere insieme. Per quanto tempo pensi di stare dove sei adesso? Non lo so. Tu non puoi permettere che lei viva in questa situazione. Non puoi. Sono Kathleen e quando ho scelto di dare in adozione mia figlia Carly... Ciao, piccola. La mia famiglia non mi ha sostenuta. Per noi non è facile accettarlo. E il fatto che mia madre, April, sia sposata col padre di Tyler non aiuta. Così mi sono trasferita da Tyler e sua madre.
Anche se ora la mia famiglia mi ha capita. Non va bene come ti ho trattata. Ci sto molto male. Vivo ancora con Tyler e sua madre, per essere più vicina a scuola. Stiamo cercando di tornare ad essere adolescenti normali. Che vestito vuoi prendere per il ballo? Non lo so. Voglio qualcosa di semplice. Ma non so di che colore. Ho paura di diplomarmi perché significa crescere, cercarsi un lavoro, una macchina, andare al college e pagarsi gli studi. Comincia la tua vita. Sì, comincia tutto. Che cosa vuoi studiare? Vorrei fare l'infermiera, magari l'ostetrica. Ti ci vedo. Dici, me lo dicono tutti. Prima di avere Carly, voi non eravate così maturi. Sì. Non vi ho mai sentito dire, voglio studiare per fare questo, voglio fare quello. Non ci avevamo pensato fino a che lei... Nemmeno io ci avevo mai pensato. Il fatto è che so che io e Tyler avremmo potuto tenere Carly, che ce l'avremmo fatta. Ma... non avrebbe avuto quello che invece è adesso. A che prezzo? Vivere in una casa che sappiamo entrambi quanto sia instabile. È stupido. Accidenti, vi siete fidanzati? Sì. No! Wow! È già da un po'? Sì, ci siamo fidanzati. In realtà un bel po' di tempo fa, molto tempo. Wow! Quando gliel'hai chiesto? Quanto ci hai messo a dirlo? Mi ci è voluto un po'. Si stava strozzando. Sai, quando hai quella sensazione in gola e le parole... Vuoi sposarmi? Dovevo parlare il più possibile prima di restare senza voce. Pensate di essere pronti a sposarvi e andare al college? No. No. Andare al college sì, invecchiare insieme? Non ci sposeremo prima di un bel po' di tempo. Forse non siamo pronti a fidanzarci. Tu cosa? Non penso che siamo pronti ad essere fidanzati. Comunque... Allora perché siamo fidanzati? Perché lo volevo. Non sempre puoi aspettare di essere pronto per fare una cosa. No, non sempre. Come per fare sesso. Non so cosa intende Tyler. Secondo me siamo pronti per fidanzarci. Sono messi. Dopo essere rimasta incinta al liceo, pensavo che io e Ryan saremmo rimasti insieme per sempre. Ti amo. Ci sposeremo il 3 ottobre. Ma avere un figlio significa crescere in fretta e Ryan non l'ha fatto. Papà è uscito con gli amici. E un giorno Bentley chiamerà papà qualcun altro. Ci siamo lasciati. Ora io e Bentley viviamo con i miei genitori. Quindi Ryan vede Bentley... a weekend alterni. Ci vediamo. Sto cercando di gestire il ritorno al college a tempo pieno con il lavoro al ristorante. Ma essere una mamma single è dura. Soprattutto perché Ryan non paga nessuna spesa per Bentley. Mi dai un bacio? Grazie. E occuparsi di lui è costoso. Sono $26. Con $5 te ne danno 5. Sono cari. Ma cosa vuoi? Il camion? $4 per un camion che distruggerai in 30 secondi. Per quanto potrai cavartela senza l'aiuto di Ryan? Non lo so, dovrò inventarmi qualcosa. Hai pensato se citarlo in tribunale o farti dare dei soldi? Sì, cioè... preferirei riuscirci con le buone. Prova a mandargli un messaggio. Sì, quando comincerai ad aiutare a mantenere Bentley? Gli dirò qualcosa tipo, dobbiamo vederci per parlare delle spese di Bentley. Sì. Probabilmente pensa che sia solo questione di soldi, ma essere padre è anche questo. Non ha pagato mai niente. Mai un appuntamento dal dottore. Niente di niente. Ti ha risposto? Sì, l'ha fatto. C'è posta. Cosa dice? Mi sa che dovrei portarmi in tribunale. Chi può rispondere così? Solo un idiota. Troppo stupido. È stupido da parte sua. Sì, questo genere di cose mi fa venire voglia di dire non sono costretta a far venire Bentley a casa tua il weekend. Non lo sei. Potrei dire arrangiati. Portami in tribunale se vuoi vederlo. Accidenti, Bentley. Spero tu non abbia preso il suo cervello. Ciao, sono Amber. Lo stress di aver lasciato il liceo per essere una mamma è stato troppo. Ho rovinato la mia vita così. Io e il mio fidanzato Gary ci siamo lasciati. Non voglio stare con te. Fallo per tua figlia. Non voglio vederti. Ma io e Gary stiamo cercando di sistemare le cose per Lia. E non è facile. Ha fatto la popò. Ho dovuto mettere in pausa il diploma. E le cose sono ancora più difficili perché io e Gary siamo rimasti senza lavoro. Ho $3 sul conto e tu sei in rosso di $400.
E ultimamente non mi sento bene. Mi sa che sto per vomitare. Gary! Cosa? Mi viene da vomitare, dai. Prima fammi pagare. Oh, accidenti. Comincio a preoccuparmi. Studio medico di Madison County. Salve, vorrei fissare un appuntamento per domani. Credo di essere incinta e vorrei fare un test per sicurezza. Può venire alle 3? Sì, perfetto, grazie mille. Ho paura di quello che stai per dirmi. Allora, ho avuto il ciclo e avevo dello spotting. Poi ho cominciato a stare male, come quando ero incinta. Quindi c'è la grossa possibilità che sia di nuovo incinta. Wow. Oh, cavoli. No, sono sconvolta. E spaventata. Non hai ancora fatto il test? No, ho chiamato il dottore e lo farò là per essere sicura al 100%. Lo hai già detto a Gary? No, perché voglio essere sicura. Sono terrorizzata. Se è difficile con Lia, non voglio essere cattiva, ma spero di non essere incinta. Non sono pronta. Non abbiamo usato i preservativi solo una volta. Ci siamo fatti trascinare, capisci? Sì, vi siete fatti trascinare. Ecco come si resta incinta. Lo so. No, lo so. Non va bene, sono sconvolta. Sono ancora un adolescente e non ho il diploma. Cioè, potrei non riuscire mai a prenderlo. Non piangere, no, ti prego. No, è solo che non so proprio cosa dirti. Sono troppo sconvolta. Sei arrabbiata? No, sono preoccupata. Cosa farai? Non lo so. Abbracciami, così posso uscire. Abbracciami. Bentley, abbiamo un sacco di ore. Cosa facciamo? È difficile concentrarsi sulla scuola sapendo che Ryan fa la carogna per il mantenimento. Come sei carina. Grazie. Cosa c'è? Niente. Sei contenta di essere tornata a scuola? Sì, è strano perché questo semestre lavorerò full time e sei qui? Sì. Non sei online, devi venire di persona. Non so nemmeno come fai con Bentley, la scuola e il lavoro. Io non ho figli e non so come fare. Mi sto lamentando, arrivo a casa e sono distrutta. È dura. È una situazione difficile. Sono da sola da 4 mesi, faccio tutto io. Lavoro, vado a scuola, devo trovare del tempo per Bentley e sono sola. Ryan non mi dà nemmeno un centesimo. Non è pronto per fare l'adulto, voglio dire. Non lo ero nemmeno io. Tu sei pronta, cioè. L'ho fatto perché ho dovuto. Non è stata una mia scelta. Mi fa arrabbiare che pensi di poter scegliere, perché io non ho potuto. No, puoi sempre scegliere di fare sesso o no. Tu hai scelto di farlo e guarda, hai un figlio, ecco la tua scelta. Sì, infatti. Insomma, sarebbe bello avere un po' di aiuto per non dover lavorare così tanto. Lui sa solo dire no. Lo porterò in tribunale e lo costringeranno a pagare. Si sta complicando le cose da già, solo. Ma è uno schifo. Sì. Devi fare quello che devi. Sì, prima chiudo questa storia, prima ce la lasceremo alle spalle. Cosa stai facendo? Niente. Guardavo le foto di Carly. Sembri triste. Eh? Sembri triste. Non sono triste. A cosa pensi? Non penso a niente. Ovviamente stai pensando, perché altrimenti non saresti qui a guardare le foto. Lo sai che con me puoi parlare di tutto, perché siamo nella stessa situazione. Dai, non voglio parlarne. Non vuoi mai parlarne, Tyler. Ehi, Tyler. C'è una sanguisuga. Perché dici così? Cosa? Che sono una sanguisuga. Perché mi stai appiccicata come una sanguisuga.
Immagino che a Tyler manchi nostra figlia, ma vorrei che non se la prendesse con me. Sono passati 4 giorni dalla lite con mia madre e ora che tornerà a casa dovrà portare Sofia da una babysitter perché il tribunale ha deciso che mia madre non può restare sola con lei. Sto andando a portare Sofia e poi dovrò tornare a casa in fretta e credo che la troverò lì. È la prima volta che torno a casa dopo essere stata in prigione per la nostra lite. Sono molto nervosa. Non ho molta voglia di vederla. Lo so, se hai bisogno io ci sono. Pronto? Ciao Deborah, sono Mike. Volevo sapere se tu e Farah avete parlato. Assolutamente no. Mi piacerebbe sapere cosa è successo, perché gli agenti hanno detto al procuratore che se avessi fatto un altro passo ti avrebbero sparato. Mi ha detto che mi avrebbe fatto saltare la testa. Questo al procuratore non l'ha detto. Lo so. Sono sicuro che Farah confermerà quella versione. Io non ho tolto i coltelli dal cassetto finché Farah non è salita di sopra. Mi piacerebbe sapere la versione dei fatti di Farah. Lo vorrei anch'io. Il procuratore mi ha chiesto se hai dei problemi mentali. Ho detto che non ne hai, che sei una donna d'affari molto intelligente e professionale. Il Dipartimento dei Servizi Sociali metterà Sofia sotto custodia preventiva se tu e tua figlia vivrete sotto lo stesso tetto. Stanotte dove dormirai? Dormirò a casa mia, lei sarà dall'altra parte della strada. Mi sembra che vada bene. Molto bene. Ciao, Farah. Ciao. Dobbiamo parlare della sistemazione, perché non posso tenere Sofia con te qui e non ho un appartamento in cui potrai stare. Ho bisogno di sapere come ci sistemeremo. Vorrei sapere il tuo piano generale. Il mio piano generale di vita? Cosa intendi? Che cosa vuoi? Me ne vado. Sto sistemando le cose per il college e voglio essere sicura che Sofia non viva in un ambiente che mi opprime. Mi stai dicendo che non vuoi avere più niente a che fare con la nostra famiglia? Perché dovrei? Perché ti vogliamo bene, Farah. No, chi ti vuole bene non litiga e non dice bugie agli altri per causare problemi. Per me questa non è una famiglia. Non accetto che mi si dica che mi si vuole bene, quando ovviamente lo si fa nel modo sbagliato. Lo sai che vogliamo solo aiutarti. Non devi fare niente. Pare che debba trovarti un altro posto dove vivere per il momento. Sì, ovviamente, perché non puoi stare con Sofia. Sembra che nessun altro parente voglia ospitarti. No. Perché è così, Farah? Non lo so. Perché la mia famiglia fa schifo e non mi fido della gente. Non voglio finire in una situazione peggiore. Ti farò stare dall'altra parte della strada, nella mia seconda casa. Ok. Come sta la piccola Sofia? Sta benissimo. Ho sempre voluto andarmene. Vorrei solo potermi allontanare di più da mia madre. Sentendo che potrei essere di nuovo incinta, mia cugina ha cercato di capirmi, ma spero che Gary non vada fuori di testa. Di cosa hai parlato con Crystal? Dunque, ho avuto un ciclo irregolare. Come prima che restassi incinta. C'è la grossa possibilità che lo sia di nuovo. Ad essere onesta, dopo aver avuto Lia ti ho detto che non avrei voluto altri figli per tutto quello che ho passato in gravidanza. Questo è proprio il momento sbagliato. Dovrò mettere di nuovo in pausa il mio diploma. Da dove verranno i soldi per l'asilo? Non hai un lavoro e non sai quando ne troverai uno. Un altro bambino adesso è fuori questione. Spero che tu non sia incinta. Accidenti. Ehi, amico. Come va? Che stai facendo? Sto lavorando. Sai, Amber è incinta. Sul serio? Probabile. Accidenti.
Non lo so, Jordan. Tu cosa... Non so cosa fare, che... Vedi, ti ho chiamato perché ho bisogno di parlare con qualcuno. Io voglio mostrarmi forte con Amber, perché se fossi incinta sarebbe un bel problema. Non so se Gary e io possiamo reggere un'altra gravidanza. Ryan è ancora disoccupato. Devo incontrare un avvocato per sapere come ottenere degli alimenti da lui. È un amore. Grazie. Allora, hai preso appuntamento per... Volevo avere informazioni circa il mantenimento dei figli. Il tribunale stabilisce un assegno fino ad arrivare al sequestro dei beni. Cambia qualcosa se la mamma tiene sempre il bambino tranne i weekend dispari? No, assolutamente. Basta stabilire un assegno di mantenimento. E se non viene pagato, ci sono una serie di possibilità. Puoi perdere la patente o andare in prigione. Ok, e cosa succede se... sei disoccupato? È sempre obbligato a pagare tutto. Devo contattarlo io o... ci pensate voi? No, invieremo una notifica alle parti il prima possibile per fissare un appuntamento. Va bene? Non immaginavo di dover portare Ryan in tribunale per gli alimenti. Ciao, Ty. Ciao, Ma. Come va? Hai fatto una torta? Ti ho fatto una torta, Tyler. Dov'è Kate? Non lo so. Era qui quando sono uscito. Avevo bisogno di allontanarmi un po'. Sta diventando un po' difficile con lei qui. Sì. Sono passati un po' di mesi e credo che tu abbia capito come sarebbe essere sposati. Diciamo che avete fatto una prova. Sì, però il fatto è che dobbiamo vivere secondo le tue regole, quindi non è proprio così. E le mie regole sono tanto brutte? Non potete dormire insieme, allora? No, è che, non so, avere la libertà... Okay. Non lo so. Uffa. Quindi se aveste più spazio potresti concentrarti sui tuoi sentimenti per Carly e su questa situazione. Forse. Caitlin pensa che sia triste stare qui seduto a pensare o piangere da solo. Lei dice che vorrebbe avere qualcuno vicino, ma per me non è la stessa cosa. Avete due personalità molto diverse. Sì, non è così, è solo che non voglio nessuno intorno. Lasciami un po' in pace. Certo. Lasciami solo, insomma, lasciami pensare un po'. Non credo che le coppie dovrebbero stare insieme 24 ore su 24. A 17 anni no, penso che dovreste fare qualcosa. Parliamone con lei. Cosa fai? Sono stata all'ufficio legale per gli alimenti. Cosa ti hanno detto? Ryan riceverà per posta una notifica tra un paio di giorni. Non gli hai detto che ci sei andata? No. Gli ho mandato un messaggio per dirgli che dovevamo chiarire la questione degli alimenti, come abbiamo fatto per la custodia. E mi ha detto di portarlo in tribunale. L'ha voluto lui. Ma so che sua madre legge la sua posta e potrebbe saperlo prima lei. Bravo. Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione con Ryan. Deve essere una grossa delusione per te. So che eri convinta che ce l'avreste fatta. Se non l'avessi creduto, non avrei mai fatto sesso con lui. In questi giorni parlo poco con mia madre. Così, quando Tyler mi ignora, mi sento molto sola. Cosa fai? Aggiungo cose all'album di Carly. Ah, bene. Io e Tyler abbiamo fatto una chiacchierata. Sai, penso che sia ora di andare avanti e che magari potresti tornare a casa e fare gli adolescenti normali. Capisci cosa intendo? Sì. E anche lui è d'accordo. Sì, sono completamente d'accordo. Visto? Non ho voglia di tornare là. Far finta che vada tutto bene per un po' e poi ricominciare di nuovo tutto da capo, con quello che mi hanno fatto. Sì, è parecchio stressante. Allora volete accompagnarmi a casa oggi o
Potremmo anche farlo se la cosa va bene anche a te. Se preferisci possiamo anche aspettare domani. Non importa, solo devi sapere. Va bene. L'ultima cosa che voglio è andare a stare a un'ora da Tyler, ma non posso farci niente. I servizi sociali dicono che Sofia non può vivere sotto lo stesso tetto con mia madre. Così siamo state mandate alla dépendance dall'altro lato della strada. Bene, ok. Non so cosa fare o cosa dire di questa situazione. Mamma mette qui una salvietta, casomai volessi gattonare. Chissà quanto è sporco qui. Ma dobbiamo starci. Ok, la mamma ti dà la pappa. Aspetta un secondo. Sofia, no! Oh, accidenti! Qualcuno deve calmarsi. Oh, porca miseria. Sofia, ti viene da guardarti e chiederti perché stai piangendo così? Perché io lo farei. Sofia, basta piangere. Non c'è bisogno. Ok, mamma... Guarda, mamma spegne la luce e Mister Ranocchio è qui. Sofia, non è accettabile. Non sono... Non ti guardo. Non so per quanto resisterò da sola. Come se non fosse abbastanza imbarazzante incontrare Ryan quando viene a portare Bentley. Ora mi chiedo se ha ricevuto la lettera per gli alimenti. Cosa fai? Guarda il tuo maglione, andiamo. Andiamo a guidare, forza, andiamo. Andiamo? Vieni qui. Andiamo. Fai ciao. Ehi. Ciao. Allora è domani? Sì, al tribunale. Prima che vada, hai pensato a cosa vuoi? Cosa stai cercando? Lo sai? Allora? Gli alimenti. Lo so, ma quanto? Ce lo diranno loro. Va bene. Va bene, ci vediamo domani. Ok. Dai, mi dai un bacio? Come ti butta? Bene, che fai? Ti stavo aspettando. Da dove vieni? Ho dovuto riportare Bentley da Messi. Com'è stato? Normale. Breve. Breve? Non le hai parlato? No, abbiamo l'incontro domani. A proposito del mantenimento, sei nervoso? Perché Messi ti ha citato in tribunale? Non lo so. E ti ha portato in tribunale così? Ero in palestra e mia madre mi ha detto: lo sai che hai una citazione in tribunale? E io, che cavolo stai dicendo? Non ho combinato niente. E lei mi ha detto che era per gli alimenti. Lì ho capito. Forse vogliono capire quanti soldi possono avere. Non lo so, non ci sono mai stato prima. È la prima volta. Ci sei arrivato a 18 anni. Sei agitato? No, sono carico. Sono ansiosa di sapere i risultati del test di gravidanza. È stata una sola volta, cazzo. Quanto siamo stupidi. Andrà tutto bene. Sto davvero pregando. Salve, sono Amber. Avevo un appuntamento col dottore alle 3. Ok, metta una firma alla riga 20, grazie. Accidenti. Amber? Puoi accomodarti qui, Amber. Quindi hai avuto problemi di stomaco o... Mi sono sentita proprio come quando ero incinta. Fumi? No. Sarebbe una gravidanza cercata o... Non è stato voluto. È stata una sola volta senza protezione. Okay. Avremmo dovuto imparare la prima volta. Direi che abbiamo tutto. Dammi le urine e le controlliamo. Mettilo nella cassetta con la maniglia e poi vieni fuori. Ti riporto nella tua stanza.
Ok. Tu non sei incinta. Il risultato negativo è uscito quasi subito. Grazie, che sollievo. Non avevamo soldi. Esatto. Va bene, grazie mille per avermelo detto. Direi che per oggi è tutto. Va bene. Oh, Gary! È un bel sollievo. Come ti senti? Bene. Sono felice che tu non sia incinta. Sarebbe stato un casino con i conti. C'è un momento, è il momento. Esatto. Andiamo. Cavoli, è un gran sollievo. Ciao. Kim vuole che torni a casa, quindi... chiamavo per sapere se posso tornare da voi. Lo sai che puoi tornare, amore. Ok. Allora stasera torno a casa, va bene? Ok, non so se sarò a casa, ma... va bene. Ci sarà qualcuno. Va bene. Va bene? Sì. Ok, ti voglio bene. Te ne voglio anch'io. Ciao. Ciao. Come ti senti? Bene. Ho solo il cuore un po' ammaccato. Ecco tutto. Mi sento in colpa. Perché ti senti in colpa? Perché io e mia madre... è casa vostra. Mi sembra di averti costretta a tornare. Se per te è meglio così, io me ne vado. Penso che sia meglio anche per te. Non credo. Non penso che... dovrei tornare là, perché... non volevo portarci Carly. E non voglio starci nemmeno io. Anche se mi manca la mamma, non voglio proprio vivere in quella situazione. Credo che col tempo sarà la cosa migliore, perché... abbiamo bisogno di spazio, e tu... io non ho il mio spazio in quella casa. Non ho la mia stanza. Non ho amici là. Ma qui gli amici li hai. Lo so. Non so che fare. Nessuno può aiutarmi, Ty. Non voglio che pensi di dover fare qualcosa. Non mi aspettavo tutto questo. Ho bisogno di tempo per capire. Per capire me stesso, che cosa voglio fare. Per diventare una persona più forte. Mi preoccupo sempre per te e... mi manca Carly. Non pensavo che sarebbe stato un sacrificio così grande. Nemmeno io. E non immaginavo che sarebbe durato per sempre. Non passa mai. No, non passa. Ho tanti pensieri per la testa. Per la prima volta non so come comportarmi. Mi manca mia figlia. Ecco tutto. Allora oggi c'è l'incontro per gli alimenti? Sì. Non credo che non voglia pagare. È solo che vuole fare lo stronzo. Ti rendi conto? Pensi che verrà? Non ne ho idea. Sono sconvolta che Ryan sia venuto. Sei contento di vederlo? Come stai, piccolo? Che cosa vuol dire? 300 è qualcosa che ti devo da quando ci siamo lasciati? E poi cosa? $80 a settimana. 233 al mese. 232 al mese. Ma sono stati buoni con te, sono sorpresa. Sei stato fortunato. Forse perché sono bello. Tipico da parte tua dire così. Pensavi che saremmo finiti così? Un po' sì e un po' no.
Nelle mie fantasie no, nel mondo reale sì, sapevo che ci saremmo arrivati. Abbiamo preso un granchio, ammettiamolo. Ciao. Ciao. Ora che sono sola ho dovuto cercare un lavoro in un ristorante per guadagnare un po'. Così verrà papà a badare a Sofia. Anche se sono ancora arrabbiata con mamma. Lei non vede Sofia da una settimana e papà continua a insistere perché le faccia incontrare. Tua madre vuole tanto vederla, lo sai? Perché sei cattivo con me? Andiamo di là? Ok, va bene. Come vuoi. Andiamo a trovare la nonna. Guarda chi c'è. Saluta la nonna. Ciao. Oh, la mia piccola. Ti ho lavato le lenzuola. Ti ho anche preparato i giocattoli. Vedi i giocattoli? Te li ricordi? Sì, se li ricorda. Non mi sembra che stia bene. Andiamo. È stata male. Ok, andiamo sul seggiolone. Vediamo cosa c'è da mangiare. Ho la lettera che l'ufficiale mi ha consegnato. Non posso pensarci adesso. Possiamo pensarci insieme? Farrah, ho detto non adesso. Beh, in pratica possiamo stare insieme, ma solo quando c'è anche un altro adulto. Pensavo dovessi saperlo. Batti 5, batti 5, batti 5. Sofia, ha bisogno di stare con la nonna e con te. Michael, lo so. Ok. Grazie. Guarda com'è contenta. Devi impegnarti, Farrah, così potranno stare insieme. Ok, Michael, per favore, non fare scene. È andata così. È andata così. Ma quando vuoi bene a qualcuno, non vuoi che soffra. Non mi aspettavo delle scuse da mia madre. Ma non posso credere che non voglia nemmeno parlarne. E sono stanca di provarci. Ciao. No, zitto, Spike. Non vedo la mamma da settimane. Ciao, papà. Come va, figliolo? Sono triste che non sia rimasta a casa ad aspettarmi. Dov'è April? A fare spese. Spese? Ehi, che succede? Che è successo? Niente. Niente. Che cazzo? Sei tornata a casa? Sì, sono tornata a casa. Dove posso mettere la mia roba? Ho costruito una capanna dietro. Smettila. Posso metterla in questo armadio? Sì, l'armadio che preferisci. La metto qui dentro. Qui c'è un armadio, se riesci a sistemarlo. Per quanto pensate di restare qui? Per fortuna non molto, non piace neanche a me. Stai bene? Sì. Penso che ci vedremo domani. Ti chiamo. Ok. Sei sempre il mio amore, ok? Ok. Ok. Ti amo. Andate piano. Nel prossimo episodio... Ho incontrato una mamma sexy e sola. Cosa? Mi stai lasciando? Papà è un traditore! Voglio tanto andarmene. Come pensi che reagiranno le tue amiche a vivere con Bentley? Ah, accidenti!
Credo che sarà la nostra nuova casa. Che cosa vuoi fare con Sofia? Sono sua madre e sarò una madre. Sto cambiando le serrature di casa. Non ho intenzione di venire qui. Voglio stare con lui per sempre. Non so se posso sposarla. Ok, allora riprendilo.